Ma se c'è il forno dietro è un problema, è un'intervista doppia. Nome! Perché non mi sento bene? Se chi è signora? Io mi chiamo Eleonora, sono un anestesista rianimatore, ho 31 anni. Io mi chiamo Carlo, ho 33 anni, sono sposato con Ele da un anno, sono pediatra, però lavoro in terapia intensiva neonatale con i piccolini sostanzialmente prematuri in un grande ospedale di Milano, peraltro nello stesso ospedale suo. Condividiamo questa novità del coronavirus in un modo un po' particolare, cioè sia personale che professionale. Mi sono specializzata da poco, diciamo che ho iniziato a lavorare proprio nel momento di botto, scaraventata completamente nel mondo della medicina di guerra, così la chiamiamo, stiamo chiamando noi. Un filino si sta calmando la situazione, non so se è perché ci stiamo abituando un pochino anche noi, brutto da dire, però è vero. Le prime settimane non riuscire a dormire la notte bene, tutti noi in ospedale, io questo mese ho totalizzato 240 ore di lavoro e non è che vengo pagata di più, stare ore e ore chiusi in isolamento, incappucciati da testa a piedi, non è che sia proprio bello, ecco. 6 ore, non possiamo andare in bagno, non possiamo bere, non possiamo mangiare. Poi ci diamo il cambio, usciamo per un'ora e poi rientriamo. Quindi la quarantena noi la facciamo in un modo un po' diverso, però è uguale, quindi ce la si può fare, è un piccolo sacrificio per tutti. Non riceviamo più mille chiamate ogni giorno da pronto soccorso col mio collega che è disperato, che sta cercando un posto in terapia intensiva e noi non abbiamo niente. Quindi effettivamente qualcosa ha fatto. E se si calmerà è frutto di questo. Eppure questa settimana vedo più macchine, vedo più gente, ma più non resistiamo. Più dovremo stare a casa, oppure ci sarà il secondo picco e non sarà bello altrettanto. Al mattino usciamo di casa, lei va in guerra, io vado in sottoguerra sostanzialmente, perché per fortuna i bambini e i neonati sembrano meno colpiti da questo virus. Noi ne abbiamo di neonati positivi, abbiamo le mamme positive che partoriscono, e anche noi lavoriamo imbacuccati, bardati e isolati, però non è certamente paragonabile ai reparti di terapia intensiva adulti. E poi quando si torna a casa comunque si condivide le nostre giornate, che per entrambi sono giornate coronavirus. Ogni tanto ci facciamo gli aperitivi su Skype a schermo spezzato con gli amici, anche noi, finché crolliamo, perché noi siamo sempre quelli che vanno a dormire prima perché siamo stanchissimi. Cerchiamo di non parlare solo di questo, però in realtà ogni 10 minuti ci si torna sopra. C'è tanta gente in giro, certamente più del sabato scorso, e questo corrisponde ai messaggi che sono stati dati e che sono stati poi interpretati dalla gente come è già finita. Dal rimaniamo a casa perché fa veramente paura, si passa al che palle ci tengono in casa. È rischioso, è molto più rischioso adesso di 2 settimane fa, e settimana prossima ancora di più con le vacanze. Ne parlavamo oggi perché ci sono stati chiesti degli improbabili piani ferie. A me no, a lui. Provare, a me sono stati chiesti di provare a mettere lì le settimane. Tutto si può fare, per carità, però è una cosa che chi ci governa, anche banalmente dal punto di vista sanitario, deve cominciare a pensare, perché sennò poi ne risente tutto, ne risente la qualità delle cure, ne risente il sistema, è inevitabile, non si può tenere un alto livello di prestazioni così per 6 mesi di fila. Posso rispondere io un Vai, secondo? secondo. No. Si fa una programmazione dei posti letto in terapia intensiva che servono in ogni ospedale e questo dipende anche da quanto normalmente durante l'anno vengono occupati questi posti letto. Tenere posti letto in terapia intensiva aperti senza occuparli è un dispendio per un ospedale che non ha nessun senso. Sarebbe stata comunque un'emergenza, forse avremmo avuto all'inizio un pochino più posti letto, ma comunque se ne sarebbe avuto bisogno lo stesso. Sono state create dal nulla 5 terapie intensive per un totale di più di 60 posti letto in un solo ospedale in meno di una settimana, quindi direi non lamentiamoci. Dall'altro, normalmente in terapia intensiva un infermiere dovrebbe lavorare su 2 letti. È chiaro che se aumenti il numero di letti di terapia intensiva dovresti avere un numero congruo di infermieri. L'infermiere è quello che sta molto più a contatto col paziente perché deve prendersi cura di tutto, di cambiare le flebo, fare le terapie perché il medico le prescrive ma fisicamente non le fa lui al paziente. Dice all'infermiere per favore puoi farmi questo farmaco. Basta anche un medico per tanti pazienti. Però se hai tanti infermieri, hai come tante mani che fanno quello che hai deciso tu, no? Adesso che c'è veramente tanto bisogno, gli infermieri propri di terapia intensiva ovviamente continuano a lavorare e sono gli unici che devono anche fare la formazione nei confronti di infermieri che vengono dai reparti,
e che sono totalmente impreparati a gestire un paziente di terapia intensiva. Implementare ulteriormente questa cosa, magari nel futuro, potrebbe essere un buon passo. Purtroppo, un po' gli ultimi anni, i governi, eccetera, sicuramente hanno cercato di favorire, scusami, la sanità privata, niente a togliere la sanità privata che è comunque un'eccellenza, però è chiaro che poi in queste situazioni i primi che vanno davanti ai problemi è la sanità pubblica, poi si aggiunge anche il privato che dà una mano. Ci sono vari cerchi di analisi, cioè come si è reagito a questa pandemia, epidemia all'inizio nel piccolo, cioè la rete medica, come si è reagito a livello governativo statale e poi in che cosa è messa questa gestione, questa epidemia nel nostro sistema di tutti i giorni. La rete medica delle terapie intensive in Lombardia ha funzionato da Dio. Loro sono stati bravissimi, non credo in tanti paesi si riesca a fare così. È uscito anche un articolo scientifico che l'ha descritto. Ci si è messi d'accordo a un tavolo regionale in cui i medici della terapia intensiva sono andati giorno e notte per coordinare l'attività delle terapie intensive di tutta la regione. E un primario di una terapia intensiva con altri tre o quattro decideva in modo totalmente nuovo, perché normalmente non si fa così, dove vanno i malati in tutta la regione. In questa epidemia è venuto fuori proprio il meglio. Anche purtroppo il sapersi e doversi arrangiare con poche risorse, che è tipico di noi come paese rispetto a paesi che hanno e scelgono di destinare più risorse. Se ci si mette e si mettono i soldi d'urgenza, si vede, cioè insomma, a parte 2 o 3 giorni, una settimana di veramente sbandamento quando è arrivata l'ondata iniziale, ma rapidamente abbastanza, i ventilatori sono arrivati, i posti letto sono arrivati, più di così velocemente o si hanno dei magazzini di ventilatori pronti per una pandemia. Il punto è creare più medici e infermieri e far sì che rimangano a lavorare nel pubblico, in modo che 2 mesi prima del coronavirus, 2 anni prima del coronavirus, il rapporto, come dice lei, medico-paziente o infermiere-paziente sia già di base più normale. La terapia intensiva neonatale, un infermiere gestisce dai 5 ai 6 bambini gravi. Negli Stati Uniti è 1 a 2. Quel sistema ammortizza molto più facilmente in termini di poter smistare le persone perché hanno una riserva lavorativa da poter mettere in campo in una situazione di estrema emergenza. In tutti i paesi civilizzati, se noi di base lavoriamo in emergenza, quando arriva l'emergenza grossa non ce n'è più. Non è una conseguenza di altro o un problema della pandemia. Questa è una scelta e per farlo devi formarle, devi fornirgli uno stipendio adeguato al loro lavoro. Entrambi abbiamo colleghi e amici che hanno scelto di andare nel privato fin da subito perché sono più tutelati, perché si guadagna un po' di più, perché non grossissime differenze, ma piccole cose, qualità del lavoro che poi diventa qualità della vita. Io faccio un dottorato di ricerca in una struttura privata, la vedi enormemente la differenza tra una struttura che ti vuole far lavorare bene e una struttura che richiede il tuo impegno per stare in piedi. Un Nulla da sistema togliere della lavorativo. qualità del pubblico. Se il Siamo pochi. pubblico avesse i fondi si potrebbero fare delle cose enormi. È un po' come le case antisismiche quando arriva il terremoto, non le fai quando arriva il terremoto, deve esserci prima. Che poteva andare molto peggio se poi anche in situazione di emergenza i medici e gli infermieri e tutti quelli che lavorano in ospedale non tirassero fuori veramente qualcosa dal fegato, per cui sembra impossibile, ma ciò nonostante faccio 30 ore di fila. Il mio ospedale non mi ha fatto mancare niente, nessun dispositivo di protezione. È vero, le mascherine all'elevata protezione no, non c'erano già dalla seconda settimana. È assurdo che nessuno di noi ha mai fatto un tampone. Lei vive dentro a un bagno turco di coronavirus. Io, ad Noi diciamo esempio, non che sono tanto d'accordo con quello che dice lui, i tamponi agli operatori sanitari, sì, i contagi girano negli ospedali, ma non c'è da riderci, cioè. No, se facessero a noi i tamponi, che lavoriamo su quello, e venissimo fuori in metà positivi, cosa faresti? Siamo infettati, ma lavoriamo su quello. Io non lavoro su pazienti sani. Lo sai bene che se sei positiva al supermercato non ci vai. Tra il non sapere e il sapere è meglio sapere, dopo la gestisci. No, cioè, non vorrei mai che litigaste, per carità. In teoria è arrivata la circolare ieri, Sì. forse, del Ministero che dice che finalmente gli operatori sanitari devono fare i tamponi.
ma chissà se verrà messa in pratica. La gente comune solo se sono sintomatici da ricovero e noi solo se siamo sintomatici. È in entrambi i casi un livello troppo basso. Devi prendere tutti i laboratori di ricerca della regione, fermare l'attività, farti fare tamponi per coronavirus e poi arrivi a capire molto meglio di adesso quello che sta succedendo. Questo perché poi siamo qui a interrogarci e a chiederci perché la Lombardia ha un tasso di mortalità del 10%, che sembra che da noi ci sia un virus mutante. Non è così, è che facciamo troppi pochi tamponi e non sappiamo quale sia il denominatore. Tutti gli altri medici che lavorano su pazienti sani, eccetera, a tappeto, tutti, cioè quelli positivi fuori a casa. Su di noi devo dire che ho delle remore. Non fai lavorare i positivi con i negativi? Non lo so, cioè ci sono soluzioni, sì, da pensare. Vedi che si torna sempre lì? Dovrebbero essercene 20 e ce ne sono 8. Quei 4 positivi non puoi lasciarli a casa. E se hai così bisogno di avere anche lo specializzando in corsia positivo, vuol dire che sei proprio... Cioè, dei miei colleghi anestesisti rianimatori, però del mio ospedale, per fortuna, no, solo 2 con sintomi lievi, che sono rimasti a casa, qualche infermiere, 2 su un gruppo enorme di anestesisti. Il nostro ospedale non ci ha fatto mancare presidi di protezione individuale, questo devo dire. E poi probabilmente perché gli anestesisti sono quelli che stanno più attenti, certamente. Paranoici, però alla fine l'essere paranoico in ospedale ti salva. Noi su 28 medici mi sembra non abbiamo neanche un positivo, a parte... No, fermati lì, a parte uno. Abbiamo avuto tra gli infermieri 2 positivi su una 70 che sono rimasti a casa, hanno fatto la quarantena e stanno bene. Purtroppo invece una consulente, lavora con i neonati perché fa delle consulenze da noi, lei non ce l'ha fatta, 65-66 anni e ha avuto la polmonite arrancata.